Ciao, benvenuti al mio canale. Questa volta parlerò di emostasia. Questo è stato uno dei primi video del canale ed è raggiunto il momento di aggiornarlo. Potete vedere la prima versione seguendo il link in alto a destra. In quel video trovate la vecchia nomenclatura di via estrinseca e intrinseca, mentre qui lo trovate secondo il modello cellulare. Allora, iniziamo qui sulla sinistra dove c'è l'endotelio vascolare con il glicocalix, che è un complesso di macromolecole con carica negativa. Quando l'endotelio si rompe, la prima risposta è vasocostrizione per dirigere il sangue via dal danno vascolare. L'emostasia primaria è costituita dall'adesione delle piastrine mediata dal fattore di von Willebrand. E successivamente c'è la reazione, l'aggregazione di altre piastrine per formare il tappo piastrinico. L'emostasia secondaria si riferisce alla cascata della coagulazione, che termina con la deposizione di fibrina insolubile che incorpora e stabilizza il tappo piastrinico. Il principale attivatore della cascata della coagulazione è il fattore tissutale, che si trova nel tessuto extravascolare e diventa esposto quando c'è un danno dell'endotelio. Durante la fase di iniziazione, il fattore tissutale attiva il fattore stabile, che attiva il fattore di Christmas, e successivamente il fattore di Stewart-Raworth. Questo fattore, insieme al fattore labile, converte la protrombina in trombina, che converte il fibrinogeno in fibrina. Nella fase di amplificazione, la trombina prodotta attiva le piastrine che hanno aderito alla lesione vascolare e attiva anche altri fattori della coagulazione. La fase di propagazione è dovuta all'attivazione di questi meccanismi. La tromboplastina attiva ulteriormente il fattore di Christmas. E il complesso del fattore antiemofilico con il fattore di Christmas produce più fattore di Stewart-Raworth per formare più trombina e quindi più fibrina. Il fattore stabilizzante la fibrina fa produrre il coagulo di fibrina che blocca il trombo piastrinico. Allo stesso tempo si attivano anche meccanismi di anticoagulazione per evitare che la coagulazione diffonda al di fuori dell'area danneggiata. L'antitrombina è il più importante inibitore della formazione di trombina. La presenza di eparina fa aumentare di 1000 volte l'attività dell'antitrombina. L'inibitore del fattore tissutale blocca direttamente il fattore 10 della coagulazione. Inoltre, la trombina stessa inizia un processo di anticoagulazione con l'attivazione della trombomodulina, che permette l'attivazione delle proteine C e S che inattivano il fattore antiemofilico e il fattore labile. Il passaggio finale è la conversione del plasminogeno in plasmina, che si ottiene con il fattore attivatore del plasminogeno, che sarebbe il TPA. In presenza di fibrina, il TPA fa aumentare di 2 volte la produzione di plasmina. La plasmina è quella che taglia il coagulo di fibrina. Gli inibitori del TPA PAI 1 e 2 limitano la produzione di plasmina e l'inibitore della fibrinolisi attivabile dalla trombina inibisce la lisi prematura del coagulo, evitando la conversione del plasminogeno in plasmina. Invece le proteine C e S inibiscono il PAI 1. E questo è tutto, spero sia stato chiaro, alla prossima, ciao!